Noi siamo Mario Calvagno e Carmen Zammatara, ed è in collegamento il professor Saverio Scucimarri, pastore, docente, decano della Facoltà Avventista di Teologia, direttore della redazione religiosa della casa editrice ADB. Ciao Saverio, benvenuto. Ciao Saverio. Carmen, ciao Mario, buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno a te. E nella nostra serie sulle profezie continuiamo a esaminare il capitolo 24 del Vangelo di Matteo, in cui Gesù parla del tempo della fine e non solo. Sì, oggi leggiamo i versetti dal 23 al 27, parole dirette di Gesù stesso. Allora, se qualcuno vi dice: il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono: eccolo è nel deserto, non vi andate; eccolo è nelle stanze interne, non lo credete, perché come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Insomma, Saverio, qualcosa che era comune in quel tempo, in quei luoghi, cioè hanno detto che Gesù è là, andiamo ad ascoltarlo, andiamo a vederlo. Ecco, questo qualcosa sarà totalmente diverso al suo ritorno. E allora, puoi fare un commento su questo testo? Allora, intanto siamo nell'ambito dei Ecco, segni dei tempi, no? Cioè, in qualche perfetto. modo, Gesù dice che fino a quando lui non verrà accadranno una serie di cose, e una di queste è appunto il fatto che ci sarebbero stati falsi cristi e falsi profeti. Ecco, forse una cosa interessante da dire è che, contrariamente a quello che a volte si pensa, si insegna sui falsi cristi e falsi profeti, falsi cristi e falsi profeti non sono da identificare in altre religioni o leader religiosi di altre realtà, eccetera, perché mai nella Bibbia questo è un fenomeno che riguarda gli altri popoli o le altre religioni. Il falso profetismo è un fenomeno interno a Israele oppure interno alla Chiesa. Quindi non ha a che fare col fatto che, insomma, in altre parti del mondo ci sono altre visioni della fede di Dio, ma ha a che fare invece col fatto che all'interno del popolo di Dio, che sia Israele prima o che sia la Chiesa, esistono delle persone che in malafede, cioè che usano il nome di Dio. A volte assumono i panni, i titoli di Gesù Cristo, ma lo fanno in malafede, cioè con l'intento di ingannare. E in genere l'intento di ingannare per un interesse personale. Esatto. I falsi profeti, per esempio nell'Antico Testamento, erano profeti che per accontentare il re dicevano di aver ricevuto da Dio visioni, rivelazioni che non avevano ricevuto, dando dei messaggi che sapevano avrebbero fatto piacere al re. E perché facevano questo? Non nell'interesse né del re né del popolo, ma nel proprio, perché farsi essere benvoluti dal re voleva dire, insomma, Avere una buona posizione era anche una buona economica, posizione. insomma. Sì. Ecco, per cui, volendo attualizzare il fenomeno dei falsi cristi e falsi profeti, possiamo dire che falsi cristi e falsi profeti sono coloro che usano il nome di Gesù, usano la scrittura, elementi della fede cristiana, ma lo fanno in malafede, con l'inganno, per un interesse personale, che può essere a volte un interesse economico. Quindi tutti quegli operatori che insomma, vendono, tra virgolette, miracoli o fenomeni paranormali in cambio di denaro, per esempio, sono attribuibili a questa categoria. Oppure a volte lo si può fare anche per difendere un proprio status, una propria situazione di potere. E quindi c'è bisogno in qualche modo di tutelarsi da queste Sì, sì, figure, e sì. Gesù indica come, anzi, Gesù indica come non è possibile tutelarsi, cioè lui dice che loro faranno segni e prodigi da sedurre anche gli eletti, cioè anche le persone più, come dire, più attente alla fede. Quindi il criterio non sono eventualmente segni Questo è, miracolosi, sì. reali o presunti, va bene, ma c'è un solo criterio, insomma, per riconoscere i falsi profeti, ed è la scrittura. Cioè, conoscere la scrittura e conoscere Gesù Cristo ci fa subito capire se
qualcuno agisce, come dire, secondo l'esempio di Gesù oppure no. Esatto. E a questo risponde il se fosse possibile, Saverio, no? Esatto, il se fosse possibile, brava, perché Gesù mette in conto che sarà difficile sedurre le persone più attente, proprio perché le persone più attente in qualche modo, grazie alla parola di Dio, possono smascherare facilmente eventuali interessi che sono estranei al Vangelo. È chiaro, quindi li riconoscerete dai loro frutti. Esatto. Insomma, è appunto importante che Gesù non ci lascia in balia di noi stessi, ma ce l'ha detto. Sì, esatto. Poi ora Mario diceva anche la questione dei frutti, è vero, anche questo, nel Vangelo di Matteo è proprio questo il criterio che indica Gesù, diciamo che è un criterio tardivo, nel senso che dice alla fine dai risultati vedrete. Però sarà dopo, insomma. Quindi questo è certamente un modo per poter valutare alla fine, insomma, se qualcosa non viene da Dio, produce qualcosa comunque di sbagliato, che non fa bene né ai singoli né alle comunità. È chiaro. Però invece il criterio che dicevo prima in realtà non si trova nei Vangeli, ma è l'Apostolo Paolo che lo indica nella lettera ai Galati, ed è diciamo un criterio di prevenzione, cioè anziché aspettare che manifestino i loro frutti, magari saperli riconoscere è meglio prima saperlo aiuterebbe. Prima. È chiaro. Allora, ci fermiamo qui per oggi e salutiamo il professor Saverio Scuccimarri, pastore, docente e decano della Facoltà Adventista di Teologia. Ciao Saverio, grazie mille, alla prossima. Ciao. Saverio. Ciao.